Buongiorno a tutte e a tutti, grazie ai nostri ospiti. Sono Maurizio Petriccioli della CISL Funzione Pubblica. La Segreteria Nazionale della CISL ha promosso insieme alle federazioni dei pensionati, della FISASCAT, della CISL Medici, della Fondazione PMR e della Funzione Pubblica questa iniziativa per ragionare e dibattere di persone, di salute, di fragilità, di cura delle nostre comunità fuori e dentro il lavoro. Mi accingo a tenere questa relazione introduttiva ai lavori della mattinata, che sarà seguita poi da un momento di confronto coordinato dal giornalista Andrea Pancani, con la presenza del ministro della Salute Roberto Speranza, con il dottor Federico Geldi, presidente di Italia in Salute, e con il collega Biagio Papotto della CISL Medici e con il dottor Mantoan. Sono stati molti gli interventi letti in questi mesi sulla crisi sanitaria che con fatica stiamo cercando di lasciarci alle spalle. Quello che mi ha colpito di più e che ha innescato la riflessione che esporrò in questa introduzione alla giornata di oggi è stata la lettera di un gruppo di operatori sanitari dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Scrivono i firmatari della lettera. Stiamo imparando che gli ospedali possono essere i principali veicoli di trasmissione del Covid-19, poiché si riempiono rapidamente di malati infetti che contagiano i pazienti non infetti. Lo stesso sistema sanitario regionale contribuisce alla diffusione del contagio, poiché le ambulanze e il personale sanitario diventano rapidamente dei vettori. I sanitari sono portatori asintomatici della malattia o ammalati senza alcuna sorveglianza. Abbiamo bisogno di un piano di lungo periodo per contrastare la pandemia. Più la società è medicalizzata e centralizzata, più si diffonde il virus. Queste righe venivano spedite a marzo, nei giorni peggiori della crisi sanitaria, in una fase in cui non eravamo davvero in grado di contare con sicurezza i morti nelle nostre città, in un momento in cui tutta l'Italia vive il paradosso che i luoghi nati per salvare vite umane diventavano vettori di rischio, luoghi di contagio e di morte. Chi ha messo a disposizione la propria vita per salvare le vite dei cittadini ha rischiato di perderla propria e purtroppo molti l'hanno anche persa. Il Covid ha innescato una crisi che non è solo strettamente sanitaria. Basti pensare che in Italia l'Istat ha prospettato una caduta media del PIL del 2020 dell'8,3%, associata ad un eccezionale aumento degli inattivi, i famosi NET, di 746.000 unità, più il 5,4%, ed oltre a 3 milioni e mezzo di persone in cassa integrazione nel solo mese di aprile. Questa è la situazione che ha innescato il Covid nel nostro paese. È la crisi che porta con sé il virus che è diventato totalizzante, che mette in discussione il modello stesso sul quale abbiamo fondato per decenni la stabilità economica e sociale del mondo occidentale e che, a ben vedere, era già entrato in una spirale di crisi prima del Covid, denunciando un forte allargamento delle disuguaglianze sia economiche che sociali, con il conseguente impoverimento di larghe fette della popolazione. Questo passaggio, connesso al processo di globalizzazione, ha portato le grandi potenze internazionali, in primo luogo gli Stati Uniti di Trump, a ritenere che l'emergenza sanitaria potesse essere gestita secondo il modello ognuno per sé o addirittura fuori dagli organismi internazionali e dall'OMS. L'ordine odierno, in sostanza, ha svolto il ruolo di detonatore della diffusione di un virus che, in un altro tempo storico, probabilmente sarebbe stato localizzato alla sola Cina, come ha intelligentemente osservato la virologa Ilaria Capua. Nel mondo non sono mancati i politici che hanno pensato di affrontare questo morbo assecondando i bisogni di un modello economico orientato alla massimizzazione del profitto, alla crescita illimitata ed orientata al consumo. Il risultato è stato che ad un certo punto della diffusione del virus, in nome del profitto e della tutela dell'economia, era accettabile sacrificare centinaia di migliaia di vite umane in forza di una irrealizzata immunità di gregge. Se la convivenza politica e il patto sociale si fonda in primo luogo sul mettersi insieme per difendere e tutelare la vita, c'è stato chi invece ha pensato di mettere al primo posto gli indicatori economici.
da questo punto di vista, il sindacato confederale e per quanto riguarda la CISL, il nostro segretario generale Anna Maria Furlan, sostenuta da tutta l'organizzazione, non ha avuto dubbi su riaffermare il valore e la tutela della vita prima di ogni altra cosa. L'Italia è stato il primo paese europeo a dover rispondere con forza alla crisi sanitaria, sebbene si possa ormai dire, senza paura di essere smentiti, che il virus era già presente anche in altri paesi, in Germania e in Francia, ben prima di scovare il paziente zero italiano, a dimostrazione che il virus si è diffuso seguendo le grandi catene internazionali del valore del commercio. Per dirla con le parole dello scrittore Paolo Giordano, la nostra efficienza è anche la nostra condanna, perché il vettore del virus è stato il vagare simultaneo di 7 miliardi e mezzo di persone e conseguentemente possiamo sconfiggere l'epidemia e tutte quelle malattie che rischiano di mettere in pericolo il mondo, specifica Giordano, solo se cambiamo noi, solo se ripensiamo il nostro modello di risposta alle emergenze. Anche in Italia qualcosa dovrà essere rivisto, naturalmente. Il servizio sanitario del nostro paese è stato letteralmente travolto dal virus e i numeri purtroppo sono qui a testimoniarlo. 242.000 positivi, 34.914 decessi certificati Covid, di cui 16.725 quelli in Lombardia. Un numero difficile da determinare di cittadini morti senza diagnosi durante l'isolamento domiciliare, anche se per avere una stima di massima possiamo affidarci ai dati Istat. L'eccesso dei decessi è di 25.354 unità, di questi solo il 54% è costituito da morti diagnosticati Covid-19. A questi numeri va aggiunta l'analisi elaborata dall'INAIL a maggio 2020, il report sui contagi sul lavoro registrava per il periodo tra fine febbraio e il 4 maggio 37.352 casi che confermavano la maggiore esposizione al rischio del personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. La categoria degli infermieri riguardava il 43,7% dei casi segnalati, seguono gli operatori sociosanitari con il 20,8% e i medici col 12,3%. Quali sono le cause di una situazione di questo tipo? Io ne voglio evidenziare in questa relazione tre. La prima, la mancanza di una gestione coordinata dell'emergenza. Mi spiego meglio. La sottovalutazione iniziale del problema c'è stata ed è stata evidente anche nel nostro paese. Basta ricordare gli aperitivi, i brindisi in cui si inneggiava alle regioni, alle città che non si fermavano o alle polemiche verso il ministro Speranza, reo di avere chiuso i voli da e verso alcuni paesi particolarmente colpiti dalla pandemia. C'è stata una gestione disomogenea poi a livello internazionale e in Italia il problema del coordinamento ha riguardato la collaborazione tra Stato centrale e regioni. La necessità di un riferimento istituzionale unico che detti regole certe da seguire davanti alle sfide sanitarie globali e più in generale per dare diritti e doveri uguali in campo sanitario e assistenziale a tutti i cittadini italiani si è nella crisi fortemente palesata. Un assetto istituzionale federale ha bisogno di regole di gestione, ma anche di regole decisionali che attribuiscano la responsabilità delle scelte in campo ad un soggetto. La sfida di cui parliamo è quella di ripensare un paese e il suo assetto istituzionale uscito dalla riforma del titolo V, in modo che dinanzi a momenti critici debba essere il livello nazionale a decidere in base al principio della primazia. C'è bisogno di un paese che di fronte alle difficoltà come quella che stiamo attraversando non debba abbandonare gli strumenti della partecipazione, della democrazia parlamentare e che sia in grado di evitare quello che il filosofo Agamben chiama stato di eccezione permanente. L'Italia è un grande paese tra i più avanzati del mondo e non è accettabile che non si possa fare chiarezza circa la divisione delle competenze e delle responsabilità tra i diversi livelli istituzionali. L'attuale situazione viene discussa ormai da oltre 40 anni, ma continuano ad essere fatte proposte tese più che a risolvere le questioni costituzionali e delle architetture istituzionali a dare vantaggio a questo o a quello schieramento politico, mentre bisognerebbe senza pregiudizi o paure fissare regole nuove rispondenti a queste sfide eccezionali.
La seconda causa che voglio mettere in evidenza riguarda il fatto che a partire dagli anni 90 e fino ai giorni nostri, i più importanti indicatori strutturali del sistema sanitario hanno registrato una costante regressione. Il taglio dei posti letto, in particolar modo dal 98, il processo di esternalizzazione dei servizi e dell'assistenza hanno mandato in crisi il servizio sanitario pubblico. La Germania, che resta il paese UE che meglio ha affrontato la crisi sanitaria, ha sfruttato i 28.000 posti di terapia intensiva in maniera oculata, mentre l'Italia, soprattutto nelle zone più colpite, ha dovuto procedere, a causa anche dell'indebolimento della rete sanitaria territoriale e domiciliare, con l'ospedalizzazione di massa, avendo solo 5.179 posti di terapia intensiva nella fase pre-crisi. La conseguenza è stata drammatica. Il paese, che reputa la salute diritto fondamentale e costituzionalmente garantito dell'individuo, prima ancora che del cittadino, ha dovuto scegliere chi curare e chi rimandare a casa. Un calo dei posti letto connesso alle politiche di austerity. Come potevamo affrontare efficacemente una crisi di questo tipo con un calo in 8 anni del 30% dei posti in terapia intensiva? Accertato che si tratta di un fondo senza condizionalità, sorprende che ancora oggi ci sia polemica sulla opportunità o meno di usare i fondi europei. La terza causa riguarda la diminuzione degli operatori sanitari. Tra il 2009 e il 2018, di 35.000 solo nel settore pubblico, 13.000 di questi sono professionisti sanitari. Per capire di cosa parliamo, in Francia operano 10,4 infermieri in media su 1.000 abitanti, in Germania 12,9, in Italia ci testiamo ad una media del 5,8. Una mancata copertura del turnover in nome di una razionalizzazione della spesa pubblica ha purtroppo determinato sofferenze per decine di migliaia di famiglie che poi hanno finito per perdere i propri cari. L'Italia ha preso in sede sovranazionale importanti impegni relativi al raggiungimento del cosiddetto obiettivo 3 di sviluppo sostenibile in materia di salute e di benessere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che il mondo necessita di altri 9 milioni di infermieri ostetriche entro il 2030. L'Italia, per rientrare nei parametri dell'obiettivo, ha bisogno di forti investimenti strutturali sul personale, a maggiore ragione del fatto che i nuovi LEA prevedono importanti ampliamenti delle cure che le unità sanitarie di tutto il paese sono obbligate ad assicurare in regime di servizio sanitario pubblico, con specifico riguardo a quelle aree che in precedenza erano tutt'altro che presidiate, come la cronicità, le disabilità e la prevenzione. Siamo un paese che invecchia, con tutto ciò che questo significa. Nonostante gli sforzi nell'incentivare stili di vita salutari, i malati cronici nel 2018 erano quasi il 40% della popolazione italiana, cioè 24 milioni di italiani, 12,5 milioni dei quali soffrivano di multicronicità. Parliamo di quella fascia di popolazione più esposta alle conseguenze del nuovo coronavirus. Le proiezioni della cronicità nel paese indicano che tra 10 anni, nel 2028, il numero di malati cronici salirà ulteriormente a 25 milioni e i multicronici saranno 14 milioni, colpiti da patologie più varie. Tra 10 anni, inoltre, le persone colpite da osteoporosi saranno 5,3 milioni, 3,6 milioni da diabete, 2,7 milioni da malattie cardiache. L'investimento nel personale davanti a questo quadro generale non può ritenersi una spesa improduttiva o un costo, ma un investimento a sostegno dei bisogni delle persone più fragili e soprattutto dei nostri anziani, che non possono e non devono essere lasciati soli. Non si può difendere efficacemente la salute pubblica senza tutelare il lavoro di chi è in prima linea. Tenendo presente questo obiettivo, sarà certamente ora di avviare una seria e approfondita riflessione rispetto alle diverse gestioni sanitarie dovute ai modelli sanitari regionali diffusi nel Paese. Non è nostra intenzione fare valutazioni di merito sull'efficacia di questo o di quel modello. Sono gli eventi, i numeri dei contagi, dei morti, a riconsegnarci la necessità di ripensare il collegamento tra medicina territoriale, prevenzione, medici di famiglia, sistema ospedaliero. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi, non possiamo far altro che chiederci se l'Italia possa davvero permettersi di andare avanti con 20 politiche sanitarie regionali per 20 regioni.
ripeto, una riflessione andrà certamente fatta anche in questa sede di confronto. Quale modello dunque ha fallito e verso quale modello dovremo muoverci? Ha fallito, a nostro avviso, il modello che pone l'ospedale al centro di tutto il percorso di risposta assistenziale e di cura della persona. Si è voluto, per spendere meglio, programmare, pianificare, progettare il nostro sistema sanitario, orientandolo costantemente allo storico delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini. Si sono definiti obiettivi con il DM 70 del 2015 di chiusura di ospedali, reparti, in funzione dei dati, degli interventi chirurgici, delle prestazioni. Purtroppo ancora una volta gli avvenimenti ci hanno dimostrato che non tutto è programmabile. Quando parliamo di servizi orientati alla salute, l'approccio decisionale deve cambiare. Investiamo in molti settori per prevenire o per essere pronti ad intervenire tempestivamente nel caso di eventi improvvisi ed infausti. Dobbiamo cominciare a pensare di preparare delle equipe mediche in grado di intervenire con tempestività in ogni area critica italiana, ove si riattivino emergenze sanitarie. Non vorremmo più assistere, insomma, alla necessità di chiedere aiuto agli infermieri e ai medici cinesi, russi, cubani, camerunensi, polacchi, albanesi per superare le fasi drammatiche della pandemia, come è successo nei mesi scorsi. Ovviamente medici e infermieri che ringraziamo di cuore. C'è un grande lavoro da portare avanti, che è prima di tutto culturale: combattere l'idea che l'ospedale sia l'unico vettore per la diagnostica, per gli interventi chirurgici, per i processi di cura, per l'assistenza, con l'obiettivo di ripensare quella necessaria rete di servizi e presa in carico integrale della persona che coinvolga i medici di base, così come tutto il mondo del no profit e del terzo settore. Abbiamo infatti bisogno, per affrontare la sfida del presente e del futuro, di una sanità e di un'assistenza diffusa che elimini i grandissimi divari che attualmente persistono non solo tra nord e sud, ma anche tra l'est e l'ovest di un paese territorialmente frastagliato, pieno di piccole o piccolissime comunità montane che sono lontane dai grandi centri che oggi si occupano della risposta sanitaria e assistenziale del paese. L'Italia di oggi è un luogo fratturato, da tante troppe differenze. Per fare un esempio, in Calabria, con una popolazione di quasi 2 milioni di abitanti, ci sono 107 posti di terapia intensiva, in strutture, lo raccontano le cronache, talvolta neppure a norma. In Lombardia, con una popolazione 5 volte superiore alla Calabria, il numero prima della crisi Covid era di 8 volte superiore. Come organizzazioni sindacali, dunque, è arrivato il momento di chiedere con grande forza alla politica di procedere spedita verso un processo di adeguamento regione per regione, consapevoli che una consistente miglioria della rete di assistenza ridurrebbe sensibilmente anche il saldo di spesa annuale delle famiglie per i cosiddetti viaggi della salute, che portano ogni anno oltre 350.000 cittadini a curarsi in regioni italiane con servizi sanitari più avanzati o, peggio, li porta addirittura all'estero. A mio avviso non è più rimandabile una riorganizzazione complessiva della rete ospedaliere territoriale, che non va intesa solo come servizi di medicina generale specialistica ambulatoriale, in cui i medici di medicina generale e il pediatra di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali siano integrati con gli altri professionisti chiamati ad intervenire. Occorre una concreta integrazione, quindi, che consenta all'ospedale di concentrarsi sulle acuzie, mentre al territorio di farsi carico di tutte le cure di prossimità e di presa in carico dei pazienti in uscita dal percorso ospedaliero. Che questo modello rappresenti il futuro del nostro sistema di cure e di assistenza lo testimonia il fatto che anche nelle fasi più acute dell'emergenza sanitaria il Covid è stato maggiormente contrastato in quelle realtà che hanno portato avanti in maniera capillare i tracciamenti degli asintomatici, hanno effettuato regolarmente tamponi sugli operatori e hanno portato l'assistenza a livello domiciliare, soprattutto per i pazienti Covid a bassa intensità o con quadri clinici che non richiedevano necessariamente l'ospedalizzazione. In considerazione di questo, non posso fare a meno di lasciare al dibattito di oggi un'osservazione in merito al ruolo giocato dalle strutture sanitarie private, in particolare le strutture convenzionate che fanno già parte integrante del sistema sanitario pubblico italiano. In una certa governance privata, mancata soprattutto nelle prime fasi della crisi epidemica, una piena assunzione di responsabilità, lasciando l'onere della prima gestione dell'epidemia alle strutture pubbliche. Non sono naturalmente mancate invece realtà che hanno convertito le proprie strutture per arginare il virus, ma il problema non si è determinato nelle scelte contingenti prese durante l'emergenza.
Il problema infatti sorge a monte, in un modello che non può più funzionare senza una piena integrazione tra pubblico e privato. Al definanziamento del settore pubblico, che in un decennio ha toccato quota 37 miliardi secondo le stime della Fondazione Gimbe, e che sia realizzato nella chiusura delle strutture dei reparti considerati non abbastanza efficienti o comunque troppo costosi, come le maternità sotto un certo numero di parti, anche quando magari presidiavano zone difficili dell'Italia, fino all'eliminazione di esami, posti letto, servizi che sono finiti esternalizzati, favorendo la precarizzazione del lavoro, è corrisposta la scelta dei grandi provider della sanità privata di riorganizzare le proprie strutture, scegliendo esclusivamente di dare copertura ai settori e agli interventi ad altissimo reddito e a bassissimo rischio. Basti vedere nel nostro paese, solo per fare un esempio, quante strutture sanitarie private si occupano oggi di diagnostica e quante invece hanno integrato nelle proprie attività il pronto soccorso. Il problema è tutto qui allora. La mancanza di una piena condivisione di responsabilità per modello integrato pubblico-privato che ponga davvero al centro la qualità e la diffusione territoriale dei servizi da fornire al cittadino. La sanità privata, profit o no profit, può migliorare il sistema sanitario del paese nel complesso, ma ad oggi non stiamo vincendo la sfida di costruire questo nuovo modello. Il virus che ha stravolto le vite di tutti noi ha avuto un impatto devastante, anche e soprattutto in quelle realtà in cui il privato è divenuto l'attore principale dei sistemi sanitari regionali. Qual è dunque la direzione da prendere per questa riorganizzazione complessiva dei servizi sanitari? Per realizzare questo nuovo modello abbiamo bisogno prioritariamente di affrontare il tema delle risorse economiche da erogare per il sistema sanitario pubblico, che rappresenta il pilastro su cui deve fondarsi la risposta ai bisogni di salute dei cittadini. Abbiamo certamente apprezzato l'azione del ministro Roberto Speranza, che ha prodotto un'inversione di tendenza confermata anche nel patto della salute 19-21, che ha visto incrementare le risorse per il servizio sanitario nazionale di 3,5 miliardi per il 2020-2021. Così come importanti, davvero molto importanti, sono state le risorse stanziate dal Cura Italia e dai seguenti interventi legislativi. Non possiamo però dimenticare che se andiamo ad analizzare il rapporto spesa sanitaria PIL nel medio termine, questo è sempre stato rivisto al ribasso. È chiaro che il primo nodo da sciogliere dovrà essere quindi quello delle risorse da stanziare a regime, al netto di quanto già investito nella gestione dell'emergenza. Fatto questo opportuno chiarimento relativo alle risorse, il primo step deve essere sicuramente quello di mettere in sicurezza le strutture che abbiamo oggi in funzione, premurandoci di moratori ai quali deve essere riconosciuto il diritto e dovere di sottoporsi a controlli periodici eseguiti dal datore di lavoro attraverso tamponi, screening sierologici. In seconda battuta, di promuovere una nuova e più funzionale rete dei reparti territoriali che, come CISL e FEPI, riteniamo possa essere efficacemente condotta da quei professionisti sanitari che autonomamente hanno le competenze necessarie per farsi carico dei bisogni dei pazienti, sostenuti dall'azione sinergica degli infermieri di famiglie e di comunità che operano nel territorio. I nuovi interventi legislativi fanno molto in questa direzione, ma non è mai abbastanza. Questo assetto permetterebbe di superare i meccanismi ancora troppo frammentati delle unità di continuità assistenziale, con l'obiettivo generale di ridurre in maniera drastica gli accessi ai pronti soccorso, le liste di attesa e di favorire un'ormai rimandabile integrazione fra i servizi di natura sanitari e i servizi di natura sociale, perché la risposta ad una fragilità fisica è più efficace se si prende in carico la persona in tutti i suoi bisogni. Apprestandomi a concludere, vorrei integrare questo mio ragionamento facendo un riferimento strettamente legato alla dimensione del lavoro, che auspichiamo potrà essere oggetto anche questa di discussione e confronto nel dibattito della mattinata e del pomeriggio. È mancata soprattutto una piena e significativa valorizzazione del personale in servizio. Abbiamo letto in questi mesi grandi elogi rivolti alle lavoratrici, ai lavoratori, ai professionisti della sanità che talvolta sono stati chiamati eroi ed angeli. Personalmente mi sono battuto fin dall'inizio contro queste definizioni. L'ho fatto perché l'utilizzo di queste metafore legittima in qualche maniera la dimensione sacrificale del lavoro e della propria professione. È un gravissimo errore,
Bisogna lavorare affinché l'opinione pubblica comprenda che l'infermiere, il medico, l'operatore sociosanitario, il tecnico sono i nostri vicini di casa, che quando un pezzo consistente del paese si è potuto mettere al sicuro dentro le proprie abitazioni con le terapie intensive e subintensive al collasso, non hanno potuto scegliere di operare in smart working o di stare in cassa integrazione, ma hanno dovuto rischiare la propria vita in prima persona, talvolta con DPI inadeguati o improvvisati, quando non direttamente senza DPI. Gli eroi, di cui molti hanno parlato, sono gli stessi che fino a qualche mese fa venivano picchiati nei pronti soccorso. Questi eroi, quando hanno rappresentato i colleghi come delegati sindacali di luoghi di lavoro, sono gli stessi contro i quali, è bene che lo si dica in maniera chiara, anche dopo quello che è successo in Toscana a Firenze, le dirigenze sanitarie pubbliche e private stanno prendendo provvedimenti disciplinari perché hanno solo chiesto per i colleghi di poter lavorare in sicurezza. È questa l'Italia di oggi, è questa la realtà con la quale facciamo i conti ogni giorno. Per difendere quei colleghi che vivono solo del proprio lavoro e che mantengono le loro famiglie grazie al salario che percepiscono. Ed è proprio allora su questo che dobbiamo riflettere. Parlando di nuovi piani occupazionali, parlando di eliminazione del precariato, parlando dei livelli delle retribuzioni, perché su tutto questo bisognerà lavorare ed investire, non solo per recuperare quel gap determinato dal blocco delle assunzioni e dalla contrattazione che si è protratto proprio negli anni più duri della crisi economica dopo il 2008, quando le donne e gli uomini della sanità italiana hanno visto il proprio salario perdere il potere di acquisto e disallinearsi in maniera inaccettabile rispetto ai colleghi degli altri paesi europei e il servizio sanitario complessivamente pubblico indebolirsi rinunciando a migliaia di posti di lavoro. Chiediamo quindi al governo, al Parlamento, di mettere a disposizione risorse adeguate anche alle regioni, adeguate e certe, per procedere ad una valutazione dei nuovi fabbisogni di personale, alla stabilizzazione dei tanti precari che svolgono la professione da anni nei nostri servizi sanitari e per rinnovare il contratto nazionale di lavoro scaduto da 2 anni, attraverso il quale possa essere restituito valore agli operatori sanitari, implementando la loro autonomia dopo aver preteso percorsi di studio specialistici a livello universitario. È necessario offrire oggi a loro una retribuzione adeguata agli incarichi che ricoprono, ai rischi che corrono, al disagio lavorativo che affrontano ogni giorno, defiscalizzando anche, tra l'altro, il loro salario di produttività, come avviene per tutti i lavoratori del mondo privato. È un impegno che chiediamo al governo, al ministro e alle regioni, affinché la prossima legge di bilancio possa offrire risorse e quindi risposte concrete in queste direzioni. Non è più rimandabile la revisione complessiva del sistema delle attuali categorie, prevedendo delle aree funzionali e la definizione di un nuovo modello in grado di cogliere pienamente l'evoluzione professionale dei dipendenti che si è determinata negli ultimi 20 anni, in una fase in cui, anche prima del Covid, la domanda sanitaria dei cittadini si è fatta via via più articolata e complessa. Sono obiettivi che potremo cogliere assieme, tutti assieme, a partire dalla prossima tornata contrattuale e che vedrà sicuramente il sindacato confederale, statene certi, fare la propria parte, come sempre è stato in questi anni. Le lavoratrici, i lavoratori, i professionisti vanno inoltre messi nelle condizioni di essere costantemente aggiornati rispetto alle evoluzioni scientifiche e tecnologiche che ogni giorno investono il comparto sanitario. È pertanto indispensabile che venga fatto una pianificazione della formazione da parte delle aziende, promuovendo e soprattutto finanziando l'educazione continua in medicina. Vanno portate le risorse destinate alla formazione almeno al livello dell'1,5% della spesa del personale, rendendole però poi effettivamente fruibili. È necessario inoltre ripensare i percorsi universitari per le professioni sanitarie, spesso bloccati dal modello del numero chiuso, così come si dovrà intervenire per eliminare la strozzatura che si è creata per molti giovani oggi intrappolati nel circolo vizioso delle borse di studio. La conclusione. Le sfide che ci poniamo di fronte, che qui ho brevemente elencato, sono sicuramente difficili e ardue. Per realizzarle, tutti gli attori istituzionali e le parti sociali dovranno procedere insieme, ma con grande convinzione, affinché si dia una risposta concreta agli interrogativi che la crisi sanitaria e quella economica e sociale portano con sé. Scrive il filosofo e sociologo francese Edgar Morin: stiamo vivendo una tripla crisi.
quella biologica di una pandemia che minaccia indistintamente le nostre vite, quella economica nata dalle misure restrittive e quella di civiltà. Per uscirne abbiamo bisogno di un umanesimo che si fondi sulla solidarietà, il senso di comunità e di quella responsabilità individuale che rappresenta l'essenza stessa dell'essere pienamente cittadini. In altri termini, abbiamo bisogno di un umanesimo integrale che riconosca l'impossibilità concettuale di promuovere il lavoro senza riconoscere dignità alla persona, così come la persona non si può realizzare pienamente senza quel lavoro che dà valore e occupa l'esistenza secondo la felice definizione di Levinas. Un lavoro che deve essere adeguatamente retribuito, un lavoro che è anche un percorso di crescita individuale e professionale, un lavoro che, per il tema che i nostri ospiti si apprestano a discutere nella giornata di oggi, significa farsi carico dei bisogni dei cittadini nel momento di massima fragilità e che realizza quell'idea impressa nella nostra Carta Costituzionale della salute come bene comune di tutti, nessuno escluso. Grazie e a voi la parola per il dibattito. Grazie, allora, grazie al segretario Petriccioli. Mi scuso se intervengo solo a relazione conclusa, relazione che peraltro ho seguito in parte e che avevo letto. Saluto quindi tutti i partecipanti di questo nostro incontro. Intanto noto la piacevole coincidenza, no? Perché il titolo dell'incontro di oggi è Per un nuovo rinascimento e tutto questo avviene a pochissime ore dall'intesa in Europa sul Recovery Fund, no? Che è il grande tema del giorno e che ovviamente impatta anche con i temi di cui ci occupiamo oggi, soprattutto legati alla sanità, no? Con Conte e i leader europei, ognuno per proprio conto, che hanno espresso ovviamente grande soddisfazione per l'intesa raggiunta, con Conte che ha anche detto, così entriamo subito nel merito delle nostre discussioni, ha detto adesso dobbiamo concentrarci pancia a terra e correre per le riforme che servono all'Italia grazie alle risorse che ha messo in campo l'Europa e forse riusciremo a distogliere anche qualcuno da quell'attenzione morbosa verso il MES. MES, che come sapete è lo strumento di cui molto si parla, al di là delle fibrillazioni che potrebbe o meno comportare alla maggioranza di governo, però è lo strumento dedicato, almeno nell'idea dell'Europa, a tutte le spese sanitarie dirette e indirette. Quindi il dibattito, diciamo, va oltre le contrapposizioni degli schieramenti. E quindi mi piaceva questa felice coincidenza per un nuovo rinascimento con una giornata molto importante per l'Europa. Poi comunque la si pensi, no? Ci sono molte dichiarazioni sul fatto che l'Europa ha ritrovato quella solidarietà smarrita, c'è chi dice forse in maniera più pragmatica che grazie a questo accordo l'Unione esiste, no? Perché si rischiava, insomma, una forte forza centrifuga per quanto riguarda l'Europa, ma insomma questo è un altro discorso. Io dicevo, sentendo Petriccioli, nella sua relazione ci sono moltissimi temi, alcuni di questi che sono quelli della pre-emergenza Covid, per capirci, e l'emergenza Covid ovviamente non ha fatto che accelerare e mettere a nudo le criticità del nostro sistema sanitario, che voglio ricordarlo però perché mi sta molto a cuore, resta uno dei servizi sanitari nazionali più efficaci, più importanti d'Europa, limitiamoci all'Europa, peraltro sottofinanziato, no, negli ultimi anni rispetto ai partner europei, e sappiamo che anche stressato all'inverosimile nei giorni più terribili e drammatici dell'emergenza, insomma, ha dato una risposta. Sappiamo quello che sta succedendo in altri stati vicini a noi, peraltro, riguardo il moltiplicarsi di nuovi focolai, qualcosa c'è anche in Italia, e insomma sappiamo che ancora bisogna convivere col coronavirus. Tutta questa cornice mi permette intanto di salutare gli ospiti che adesso andiamo subito a coinvolgere, intanto il Ministro della Salute Roberto Speranza, poi è con noi il commissario straordinario dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, le regioni che sono la parte importante, consistente, no, del mosaico della sanità in Italia, Domenico Mantuan, sarà con noi Federico Gelli, che è stato
stato peraltro anche responsabile, mi pare, del Partito Democratico della Sanità, un grande esperto di sanità, è stato dirigente di ASL, insomma, ha scritto libri sulla sanità, quindi lo saluto, saluto anche Federico Gelli, e poi c'è con noi Biagio Papotto, che è il segretario generale della CISL Medici. Vado subito, ringraziando ovviamente tutti i partecipanti, dal ministro Speranza, perché prima di entrare, diciamo, nei temi che sono quelli di capire come si configurerà, no, la sanità italiana nel suo complesso, diciamo, da dopo l'emergenza Covid, io vorrei chiedere però subito al Ministro, siccome mi pare ieri ha parlato del rischio di nuove chiusure, siccome parlavamo di questi focolai sparsi per l'Italia, ecco, mi piaceva, e siccome ha detto una frase molto bella l'altro giorno, ha detto l'Italia è fuori dalla tempesta ma non siamo ancora in un porto sicuro, allora mi piacerebbe proprio come introduzione chiedere a Roberto Speranza qual è lo stato dell'arte, non dimenticandoci un'altra cosa che credo sia molto a cuore a tutti, che adesso, insomma, a grandi passi arriva agosto e dopo agosto riaprono le scuole, no? Ministro. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ho molto apprezzato la relazione di Maurizio Petriccioli, una relazione solida che mi sento di condividere nel suo significato, nel suo senso. Saluto anche gli altri interlocutori, Mantoan, Gelli e Papotto, con cui pure abbiamo una consuetudine, un lavoro svolto in queste settimane. Intanto Andrea, consenti anche a me di dire solo in un istante che è stata una mattinata positiva, è una mattinata positiva per tutti noi. Io ho ricevuto un messaggio del Presidente del Consiglio all'alba, in cui mi raccontava, insomma, l'esito positivo di questa riunione. Credo che sia una risposta all'altezza di questi mesi. Ecco, c'era il dubbio, in qualche modo, nel dibattito pubblico, che l'Europa potesse rimanere in qualche modo incastrata in una discussione interna e che non ci fosse la necessaria capacità di reazione. Mentre mi sembra di poter dire che l'esito di questa riunione va nella direzione giusta, nuovi investimenti, un nuovo modello di solidarietà, una messa, diciamo, in condivisione anche dei grandi problemi che ci sono sul tavolo, quindi si apre uno scenario positivo, interessante, di rilancio. Mi vengono in mente solo in un istante le parole del Papa, di Papa Francesco, che dentro questa drammatica vicenda ha avuto modo di consegnare al mondo, e cioè che peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla. Bene, penso che oggi l'Europa abbia dimostrato di non voler sprecare questa occasione, di provare in qualche modo a costruire una possibilità. Ecco, la sfida di queste ore è come dalla crisi noi costruiamo una possibilità. La crisi è stata drammatica, la relazione di Maurizio l'ha raccontata, anche nella difficoltà che chiaramente il nostro paese insieme a tanti altri ha vissuto, ma ora è il momento della ricostruzione. Non siamo fuori dalla fase, diciamo, di emergenza. Io penso che ancora il nostro paese deve tenere un livello di attenzione molto molto alto. È chiaro che la tempesta di marzo e di aprile è alle nostre spalle, ma guai ad immaginare che sia tutto finito e che si possa dall'oggi al domani archiviare definitivamente anche quella serie di regole, di comportamenti corretti che ci hanno consentito di aprire una fase diversa. Io penso che il nostro Servizio Sanitario Nazionale oggi sia molto più pronto rispetto a quanto fosse a febbraio ad affrontare questa emergenza. Abbiamo imparato a conoscere il virus, i nostri sui territori hanno imparato qual è la modalità più rapida, più incisiva, più determinata per poter isolare i casi, per poterli affrontare sul piano clinico, per poter gestire, diciamo, anche eventuali focolai, come stiamo facendo quotidianamente in queste settimane, ma è chiaro che non ne siamo fuori. Quindi io, in tutte le occasioni che mi capitano, continuo a ripetere che alla fine ci sono tre regole fondamentali che sono rimaste in piedi. Noi abbiamo attraversato il lockdown, la fase del restiamo a casa. Oggi, alla fine, un po' alla volta, dal 4 maggio, abbiamo sviluppato un percorso di riaperture e sono rimaste in campo sostanzialmente tre regole essenziali. Queste tre regole dobbiamo ancora conservarle: l'utilizzo delle mascherine,
il distanziamento di almeno un metro e le norme igieniche essenziali a partire dal lavaggio frequente delle mani. Non stiamo chiedendo un sacrificio simile a quello dei mesi passati. I sacrifici più duri li abbiamo fatti, anche qui mi sia permesso di dirlo, io voglio ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano e sicuramente i sindacati sono stati tra questi. Ricordo le notti lunghe e complicate in cui abbiamo definito i protocolli di sicurezza per le aziende, poi per l'edilizia, c'è stato un protocollo importante anche che ha riguardato chiaramente gli operatori del comparto salute. Il mio giudizio nel fondo è che l'Italia, dentro una difficoltà inedita, con un'onda che non era mai stata così alta, ha retto. Non c'è da dire il governo, le regioni, io penso che le istituzioni repubblicane nel loro complesso e le persone, i cittadini, abbiano portato questo paese fuori dalla tempesta. Ecco, io penso che lo dobbiamo rivendicare, non per dar merito a qualcuno, non ha alcun senso questa discussione, ma per rivendicare anche la forza, l'orgoglio di un paese. Non era scontato, non avevamo il manuale di istruzione, non ce l'avevamo noi a Roma, non ce l'avevano i presidenti di regione, non ce l'avevano i sindacati, gli ordini, le imprese, nessuno di noi aveva un manuale di istruzione. Ci siamo cimentati con una novità senza precedenti, e però col supporto dei nostri scienziati, della nostra comunità scientifica, che ringrazio, abbiamo messo in campo una risposta possibile. Io credo che oggi, a distanza di alcuni mesi, si può dire con serenità che questa risposta, almeno a livello macro, a livello diciamo di fondamentali, è stata la risposta giusta. Chi ha seguito altre strade, chi ha provato diciamo ad inseguire l'ipotesi dell'immunità di gregge, ancora oggi paga un prezzo molto molto più salato. Poi io sono diciamo per verificare tutto, quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato. Io penso che chiunque abbia avuto responsabilità è giusto che diciamo sempre a rendere conto, ma che noi sui fondamentali abbiamo fatto le scelte che poi le settimane successive si sono incaricate di dire che fossero le scelte più corrette, io credo che sia ormai abbastanza riconosciuto, lo è sicuramente nella comunità internazionale, ma credo che lo sia anche nel nostro paese. Ora, solo in un istante, io purtroppo da qui a un po' dovrò lasciare la riunione, ma mi fa piacere offrire una riflessione su un punto che credo sia quello poi decisivo. Perché al netto del giudizio su questi mesi, su cosa essi siano stati, io credo che dobbiamo oggi partire con tutta la forza che abbiamo nel rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, cioè nell'idea di paese, nell'idea dell'Italia dei prossimi anni. Noi dobbiamo mettere fino in fondo, definitivamente al centro, il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che anche qui, voglio ribadirlo solo per un istante, io penso che abbia retto la prova. È chiaro che ci sono sempre cose che sono migliorabili, ma nel complesso il Servizio Sanitario Nazionale anche in questo passaggio ha dimostrato la sua forza, la sua capacità di reazione, la sua capacità diciamo di offrire un modello universale. Ecco, io penso che il nostro Servizio Sanitario Nazionale sia davvero un asset strategico di questo paese. Oggi c'è maggiore consapevolezza da parte di tutti i cittadini di quanto conti avere un Servizio Sanitario Nazionale all'altezza, e i mesi del Covid ce l'hanno dimostrato. Abbiamo bisogno di aprire una stagione diversa. Questa stagione diversa, secondo me, si apre con due scelte fondamentali. La prima ha a che fare con le risorse, la seconda ha a che fare con le riforme, e sono due cose che devono tenersi insieme. Io vorrei su questo, ecco, offrire anche a questa discussione il mio contributo. Risorse e riforme sono due pezzi che non sono scindibili. In passato sono state fatte riforme che servivano sostanzialmente per riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale nei tagli che venivano fatti, e questo non è accettabile. Al tempo stesso io credo che non sia sostenibile immaginare solo uno schema con più risorse, perché più risorse da sole non bastano, c'è bisogno diciamo di leggere un tempo nuovo, una stagione radicalmente nuova in cui siamo. Quindi io penso che questi siano i due poli. Sul piano delle risorse abbiamo iniziato a fare qualcosa, lo diceva anche in questo caso Maurizio, nella legge di bilancio c'è stato un primo segno significativo in controtendenza rispetto alla stagione dei tagli,
Io voglio ricordare che in 5 mesi abbiamo messo più risorse che negli ultimi 5 anni sul Servizio Sanitario Nazionale. Anche in questo caso non è un giudizio politico, è semplicemente un fatto, chiaramente un fatto che è stato fortemente incentivato dalla vicenda del Covid, che è stata la principale vicenda di questi mesi, però c'è un dato, cioè in 5 mesi lo Stato italiano mette più risorse sul Servizio Sanitario Nazionale che negli ultimi 5 anni. Per me è solo l'inizio, bisogna insistere e spingere ancora il più possibile. E tutti i canali che ci sono in campo per reperire risorse rivolte a rendere più forte il nostro Servizio Sanitario Nazionale, secondo me vanno messe in campo. Io, come è noto, sono già al lavoro per costruire, diciamo, un progetto, un grande piano molto significativo di nuovi investimenti sul Servizio Sanitario Nazionale, perché penso che su alcuni grandi assi, territorio, ospedale, sanità digitale, rapporto sanità-ambiente, ancora questione della capacità del paese di attrarre investimenti della farmaceutica, che abbiamo visto quanto contano, quanto pesano anche nella partita ultima del vaccino, noi abbiamo bisogno di un investimento come mai c'è stato prima nella storia. E io insisto, se non ora, quando? Se non è questo il momento, diciamo, del più grande investimento della storia sul comparto salute, io non riesco a capire quando dovrebbe arrivare questo momento. Procedo rapidamente. I soldi quindi sono una variabile fondamentale. La mia sensazione è che c'è una sensibilità vera, anche nella discussione di queste ore a livello europeo, sul nuovo piano di spesa, sul nuovo progetto di spesa. Le risorse per il comparto salute sono fortemente sono cresciute in maniera molto molto significativa. C'è un aumento, diciamo, che era del tutto, diciamo, impronunciabile pochi mesi fa. Dopodiché non bastano le risorse. Insieme alle risorse dobbiamo metterci le riforme, e io penso che dobbiamo avere il coraggio di cambiare alcune cose che oggettivamente non hanno funzionato, provare a metter mano su alcuni dei nodi essenziali del funzionamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Non c'è il tempo di entrare su tutti, ho toccato alcuni titoli, diciamo, nel mio intervento finora. Voglio provare a ragionare però almeno su un paio di questi che a me sembrano i più significativi. Il primo, il vero cambiamento epocale dal 1978 a oggi, cioè dalla data in cui è nato il Servizio Sanitario Nazionale, è un cambiamento di natura demografica. L'Italia del 78 rispetto all'Italia di oggi è un'Italia che ha invertito la piramide demografica. Questo è un grande tema che ha una grande conseguenza epidemiologica. Sul piano epidemiologico, questa inversione della piramide demografica ha provocato l'esplosione delle cronicità. Ed è evidente che un Servizio Sanitario Nazionale, che è stato sostanzialmente costruito e modellato sul ruolo dell'ospedale, può non essere in grado di rispondere fino in fondo a questo tema di esplosione delle cronicità. Perché le cronicità, come è noto, sono quelle patologie che una persona incontra a un certo punto della sua vita e si porta per sempre, fino, diciamo, al momento in cui la vita l'abbandona. Ed è chiaro che l'ospedale, invece, è il luogo dove prendersi carico prevalentemente delle acuzie. E allora noi abbiamo bisogno di riportare sul territorio il Servizio Sanitario Nazionale. Questa è una grande traccia di riforma. E anche durante l'esperienza del Covid si è visto, diciamo, come dove c'era più territorio, dove c'era più prossimità, dove c'era più domiciliarità, c'era una maggiore capacità di risposta, c'era una maggiore capacità di intervento immediato rispetto, diciamo, alla necessità di contenere il contagio. Noi, per esempio, nel decreto rilancio abbiamo fatto un investimento inedito sull'assistenza domiciliare. Oggi in Italia sull'assistenza domiciliare per gli over 65 abbiamo un misero 4%, solo il 4% delle persone con più di 65 anni possono avere l'assistenza domiciliare. Con l'investimento del decreto rilancio recuperiamo 2,7 punti, portiamo l'Italia dal 4% a 6,7%, la media dei paesi OCSE è il 6%. Quindi l'Italia passa con un solo decreto, per dare l'idea di come poi alla fine le risorse pesino, grazie a quelle risorse investite nel decreto rilancio, noi passiamo da essere 2 punti sotto la media OCSE a 0,7 sopra la media OCSE. Dobbiamo insistere. Io penso che il territorio sia una chiave essenziale.
Un secondo punto che voglio toccare molto velocemente è quello del personale. Anche qui il modello che abbiamo costruito negli ultimi anni è un modello di programmazione della spesa per silos e tetti chiusi. C'è il silos della spesa del personale, c'è il silos della spesa della privata, c'è il silos della spesa farmaceutica, c'è il silos dei device e poi tetti chiusi. Io penso che questo sia un modello di programmazione della spesa superato, che aveva un senso in una fase, diciamo, restrittiva, in una fase rigorista, in una fase dell'austerità. Oggi dobbiamo partire da un modello diverso, in cui al centro mettiamo le esigenze delle persone, i bisogni delle persone e il rispetto e la tutela del diritto alla salute come diritto fondamentale. Ne dico una perché penso che sia quella fondamentale. L'Italia ha vissuto per 15 anni con una norma che vincolava la spesa per il personale a quella del 2004 meno 1,4%. È una norma che è stata vigente per un quindicennio, cioè la popolazione diventava più anziana, aumentavano i bisogni, ma le regioni avevano questa camicia di forza, cioè noi gli abbiamo imposto una norma dello Stato che diceva tu non puoi spendere più di quello che hai speso nel 2004 meno 1,4%. Permettetemi di dire che questa norma, letta con le lenti dei 3 mesi di coronavirus, sembra una cosa di 200-300 anni fa, è radicalmente superata, e invece è una cosa con cui abbiamo avuto a che fare, che abbiamo un po' alla volta aggiustato, ma ancora marginalmente. Che cosa voglio dire? Cioè, voglio dire che noi dobbiamo profondamente ripensare il Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo farlo, secondo me, con un metodo che deve essere quello del confronto, dell'ascolto. Guai a pensare che un ministro a Roma, un presidente del Consiglio o anche un presidente di regione da solo possa, diciamo, affrontare e risolvere i nodi enormi che ci sono sul tavolo. Però la mia personale opinione è che in questi mesi passa un treno forse unico, c'è una clamorosa, grandissima opportunità, perché questa crisi oggi ci offre più risorse, ci offre più consapevolezza, ci offre, diciamo, una stagione europea nuova come quella che abbiamo toccato con mano in queste settimane e che l'esito di questi 4 giorni difficili di trattativa in qualche modo ci consegna, e quindi è la nostra più grande occasione. Ecco, quello che riusciremo a fare dentro queste settimane potrebbe essere essenziale per la costruzione di un nuovo Servizio Sanitario Nazionale in Italia che tenga ben saldi i principi essenziali. Ecco, io vorrei chiudere su questo: i principi essenziali, i principi costituzionali, l'ispirazione di fondo del Servizio Sanitario Nazionale non devono assolutamente essere messi in discussione. Per me l'articolo 32 della Costituzione, quanto di più luminoso ci possa essere, è l'universalità come principio essenziale del Servizio Sanitario Nazionale, va difesa con tutta l'energia che abbiamo, ma è evidente che quei valori e quei principi dobbiamo declinarli dentro un mondo che è radicalmente cambiato, dentro una società italiana che è radicalmente cambiata a partire dalla grande questione demografica e quindi dalla conseguenza epidemiologica dell'esplosione delle cronicità, e oggi ci sono tutte le condizioni. Quindi io penso che abbiamo bisogno di rilanciare l'idea di un grande patto salute. Il patto con le regioni l'abbiamo sottoscritto, cioè il patto per la salute, quello formale, che era bloccato dal 2013-2014, insomma l'abbiamo sottoscritto alla fine dell'anno passato, a dicembre del 2019. Oggi serve fare un passo in più, cioè non un patto solo istituzionale, ma io dico un grande patto paese, in cui dentro ci sono le istituzioni, ma ci sono tutti i soggetti, gli ordini, i sindacati, le imprese, il mondo della ricerca, il mondo dell'università, e per affermare definitivamente che la mattonella essenziale per la ripartenza dell'Italia è esattamente un grande servizio sanitario nazionale, un servizio sanitario nazionale di qualità che può consentirci di affrontare con maggiore serenità il futuro del nostro paese. Ecco, io mi sentirei di dare questo messaggio, e dentro questo veramente lavoro di patto paese, la relazione con le forze sociali, la relazione con le forze del lavoro è sicuramente uno dei punti essenziali che può aiutarci a fare senz'altro un lavoro migliore. Per questo vi ringrazio per questa occasione di confronto, e sono sicuro che ce ne saranno tante altre nei prossimi giorni e nelle prossime settimane,
che sono a mio avviso veramente quelle più importanti che probabilmente il nostro Servizio Sanitario Nazionale abbia vissuto negli ultimi anni. Grazie. Grazie al Ministro Speranza. Mi viene da riassumere, se non ora quando, no? Giustamente bisogna sfruttare al meglio come un'opportunità questa crisi. Roberto, prima di lasciarti ovviamente ai tanti impegni, volevo farti una domanda sull'oggi, no? In vista appunto di queste auspicate riforme che disegnavi. Siccome per il Covid sappiamo che hanno sofferto moltissimo tutte le altre patologie, quindi si sono riallungate le liste d'attesa, è stato messo in campo qualcosa perché questo rientro sia più breve per le tante persone che hanno altre patologie? Sì, Andrea, questo è un tema essenziale perché, come è noto, il Covid ha provocato la sospensione di molte funzioni fondamentali, sia di screening, sia diciamo ordinarie delle nostre strutture sanitarie. E su questo ci stiamo concentrando. Io credo che ci sia bisogno immediatamente, molte regioni lo stanno facendo di proprio, ma di un piano nazionale capace, diciamo, di recuperare questo gap, perché è chiaro che il coronavirus è stata una priorità, non poteva non esserlo, c'erano persone che stavano perdendo la vita, ma tutte le altre patologie non si sono chiaramente fermate perché c'era il Covid, e quindi abbiamo un ritardo da recuperare. Io penso che questa sia una priorità assoluta, siamo chiaramente in contatto costante con le regioni perché lo si faccia nel più breve tempo possibile. La mia opinione è che dobbiamo immaginare un piano e strumenti immediatamente straordinari che ci consentono nel giro di pochi mesi di recuperare il ritardo accumulato. Grazie, grazie allora e buon lavoro a Roberto Speranza, al Ministro. Grazie mille, grazie a tutti voi. Buon lavoro. E vado da Domenico Mantuan, allora, che ha seguito anche lui con grande attenzione fuori le parole del Ministro. Allora, alla luce anche dei due punti, no, che il Ministro ha messo in evidenza, no, parlava dei nodi del Servizio Sanitario Nazionale, che va ripensato in questo grande patto, ha detto, appunto, salute con tutta la nazione. Io quello che mi naturalmente dirà quello, anche immagino le sue riflessioni rispetto alla relazione di Petriccioli, mi veniva da chiedere allora come e in che maniera le regioni possono giocare un ruolo in questa ricostruzione, mettiamola così, in questo ripensare, riorganizzare la sanità, alla luce anche di quello che ci diceva il Ministro Mantoan. Sì, allora grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora è difficile parlare dopo che ha parlato il Ministro, ma soprattutto dopo un Ministro che ha parlato in una maniera così chiara e credo che abbia espresso un concetto molto importante, che è quello di dire sono importanti le risorse, però il concetto di risorse e di riforme sono inscindibili, perché altrimenti fare le riforme senza le risorse o viceversa, avere risorse e non avere idee, e questo è un momento importante, non possiamo perdere questo treno che sta passando. Allora, se mi permettete, anche riprendendo alcuni concetti della relazione del dottor Petriccioli, il Covid ha provocato uno stress test sul nostro sistema sanitario. Ne è uscito bene perché siamo riusciti comunque a dare una risposta sanitaria straordinaria ad un evento eccezionale e spaventoso. Però ha messo in evidenza come 10 anni di concetto diverso di sistema sanitario avessero indebolito il nostro sistema sanitario. Perché noi, quello che volevo dire è, noi siamo arrivati qui dopo 10 anni, è vero di tagli, ma è anche vero di un modello che concettualmente noi abbiamo voluto portare i posti letto ospedalieri a Napoli. È stato un modello. Noi per anni abbiamo sentito dire ai convegni basta l'ospedale, riduciamo, certo, gli ospedali, il DM70, l'efficienza, chiudiamo i reparti che non fanno i numeri. Cioè c'è stato un progetto culturale dietro, a cui poi si è accompagnato anche
è stato facile accompagnare un definanziamento del sistema sanitario nazionale, per cui, come diceva il ministro, tutta una serie di silos che ponevano tetti alla spesa, tutta una serie di decisioni, come per esempio la scellerata decisione che di non finanziare le borse di studio dei medici, per cui noi avevamo da una parte 10.000 medici in uscita. Abbiamo una norma tutta nostra nazionale che dice che per essere dipendente del sistema sanitario nazionale tu devi essere specialista, e le borse di studio, vi ricordo che nel 2012 erano 4.500, quindi avevamo, dico, mettiamoci al plurale, avevamo deciso di creare ogni anno 4.500 disoccupati. Sarebbe come se la Ferrari producesse le macchine ma non mettesse le gomme, per cui ogni anno la Ferrari metteva 4.500 Ferrari sul piazzale senza le auto, senza le gomme. E poi, accanto a questa decisione culturale di ridurre il numero di posti letto, perché a differenza di alcune nazioni come la Spagna, dove i posti letto ospedalieri non li hanno mai avuti, noi venivamo da una tradizione dove avevamo più posti letto della Germania e della Francia, e abbiamo deciso di ridurli. In questa decisione, che è stata seguita ed è stata attuata con vari piani nazionali e regionali, non si è accompagnata un'organizzazione del territorio. Per cui oggi quello che ci manca è la riorganizzazione del territorio. Come ho spesso detto io, perché un cittadino, quando gli vai a chiudere un ospedale, protesta, ci sono i comitati? Perché, per quanto inefficiente sia quell'ospedale, per il cittadino quello è un ospedale che è aperto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Il territorio, il concetto del territorio, il venerdì pomeriggio alle 14 tu non lo trovi più il territorio. Quindi noi dobbiamo organizzare un territorio che dia risposte ai cittadini, alle conicità, all'ADI, ai malati terminali, H24, cioè noi potremmo dire di avere compiuto la riforma quando, accanto alla riforma degli ospedali, abbiamo portato a casa una riforma del territorio organizzato in modo tale che H24 possa dare risposte al cittadino. Allora, anche il tema dello Stato e delle regioni. Se mi permettete, due anni fa tre regioni avevano fatto la richiesta dell'autonomia differenziata, parlo della sanità e non parlo dei cittadini, e avevano chiesto 13 punti. Oggi quei 13 punti sono completamente superati dai provvedimenti che ha fatto il governo negli ultimi tre mesi. Sono stati, come dire, tutti esauditi. Quindi significa che quelle richieste erano anche corrette, per cui si è assistito a delle regioni che hanno corso per darsi modelli organizzativi nei confronti di uno Stato che è rimasto un po' inerte. Allora, cosa ci ha dimostrato questa crisi? Ci ha dimostrato che lo Stato, e quando parlo di Stato stiamo parlando di sanità, quindi non sto parlando di altre questioni, ma parlo del Ministero della Salute, parlo dell'Istituto Superiore di Sanità, parlo delle Agenas. Ecco, sono strutture che devono essere davanti le regioni, che devono dare gli indirizzi, perché nel momento in cui lo Stato centrale si ferma nell'attività di programmazione di indirizzo, le regioni che hanno il problema tutte le mattine tu hai un problema di un cittadino, sono costrette a riorganizzarsi. Allora io credo che questo sia il momento di mettere fine a tutta quella serie di polemiche che ci sono state negli anni passati e che non hanno permesso di poter attuare una definizione organizzativa di quello che chiamiamo territorio, partendo da cosa? Partendo dall'organizzazione delle cure primarie. Quindi c'è la necessità ormai di andare a definire un modello organizzativo centrale delle cure primarie. Come vogliamo organizzare le cure primarie? Alcune regioni si sono arrangiate, Emilia Romagna, Casa della Salute, il Veneto, medicine di gruppo integrate, la Lombardia che ha un loro modello, la Toscana
Però dobbiamo a un certo punto fare sintesi di questa esperienza, e lo Stato deve darsi un modello organizzativo delle cure primarie, che deve essere un modello organizzativo di presa in carico del cittadino, dove la figura del medico di medicina generale, come la chiamo io, single point, che lavora da solo, è superata, dove i medici di medicina generale devono imparare a lavorare insieme agli infermieri, agli specialisti ambulatoriali, e dove queste forme complesse, chiamiamole come volete, UCCP, medicina di gruppo integrale, cioè chiamiamolo come volete, devono prendersi in carico una comunità. La comunità può essere un quartiere, può essere un paese da 5.000 abitanti, può essere il paese del Polesine, può essere il paese della Basilicata, ma devono prendersi in carico una comunità. Questo deve essere, il, secondo me, lo sforzo che deve fare il governo, che deve fare il Parlamento, ma anche le organizzazioni sindacali, perché non possiamo più difendere modelli organizzativi, privilegi del passato. Oggi, come ha detto il ministro, la sfida è la cronicità, l'inversione della curva demografica. Permettetemi di dire che se abbiamo invertito la curva demografica, questo è merito del sistema sanitario nazionale. Se oggi l'aspettativa di vita è di 82, 83, 84 anni, non è merito della pizza, non è merito del sole, sì, anche quelli sicuramente, ma è merito del sistema sanitario nazionale, che ha allungato l'aspettativa di vita. Questo vuol dire cronicità, e questo vuol dire un modello organizzativo che se ne prende in cura la cronicità. Allora, e chiudo, nel rapporto Stato-Regioni, l'organizzazione lasciamola alle regioni, ma la capacità programmatoria deve recuperarla lo Stato, deve recuperarla alla grande, e anche imporre modelli organizzativi, magari usare le regioni per sperimentarli, ma ad un certo punto deve fare sintesi e definire e imporre modelli organizzativi. Senta Mantoan, grazie. Anche da parte sua mi pare una fotografia molto lucida di quello che c'è, di quello soprattutto che c'è da fare. Le volevo fare due rapidissime domande. La prima, quando dice bisogna prendersi in carico una comunità, lei ha citato i medici di medicina generale dicendo che va ripensato anche il loro ruolo, ha citato gli infermieri, e le chiedo, la farmacia, i farmacisti in questa catena non vanno coinvolti anche? Sì, è ovvio che nel momento in cui uno parla cerca di fare una sintesi. Ecco, le farmacie sono un grande servizio, anche questo. Il valore delle farmacie diffuso sul territorio è un valore che va preservato. Ci sono state in passato alcune idee strane dell'organizzare un'istituzione centralizzata dei farmaci. Le farmacie vanno assolutamente inserite in questo modello di presa in carico del cittadino, soprattutto le farmacie rurali, le farmacie dei paesi periferici, e vanno autorizzate le farmacie a poter essere inserite in questo modello di presa in carico del cittadino. Assolutamente. Certo. È una forma di offerta che va a salvare. No, perché giustamente nelle zone che citava lei sono un grande presidio e sono una trincea, una prima trincea ovviamente. La seconda domanda che le faccio, lei citava dei modelli, no? Di assistenza territoriale, citava l'Emilia Romagna, il Veneto, la Toscana. Noi abbiamo un grande problema, come lei sa, da Roma in giù. E forse bisogna pensare, diciamo, a esportare queste buone pratiche, mettiamola così, uniformandole, come diceva lei, diciamo partendo dal centro, da una rinnovata programmazione, soprattutto in un territorio che soffre di più, o no? Sì, allora è indubbio che una parte d'Italia non è riuscita a sviluppare modelli organizzativi come è successo in altre regioni. Però io ritengo che sia arrivato il momento che, primo, lo Stato definisca qual è il modello organizzativo delle cure primarie. Nel momento in cui il modello organizzativo è stato definito, deve essere in qualche modo imposto. Anche alcune regioni vanno aiutate.
Allora, anche il modello dei piani di rientro, che per 10 anni è stato un modello di tagli e basta, bisogna anche cercare di capire che i piani di rientro, come si fa nelle industrie, quando un'industria è in difficoltà, non puoi solo tagliare, devi anche investire, devi aiutarla. Allora, questa è l'occasione per cui in alcune regioni si può fare un investimento andando in qualche modo a facilitare, aiutare, supportare, definire quei modelli organizzativi innovativi del territorio. E su questo non si può, anche il concetto di piano di rientro, di intervento dello Stato, di commissariamento, deve cambiare. I commissari che lo Stato nomina in queste regioni cosiddette in piano di rientro, o anche in quelle che non sono in piano di rientro, uno degli obiettivi che dovrebbe avere questi commissari non è solo fare il taglio, ma è anche valorizzare alcuni modelli organizzativi, soprattutto sul territorio. E mi permette di dire una cosa, che le cure primarie, il ruolo centrale del medico di medicina generale non è messo in discussione. Non si può fare organizzazione delle cure primarie senza i medici di medicina generale. Abbiamo bisogno di un medico di medicina generale che sappia sfruttare, utilizzare, coordinare professionalità nuove che sono gli infermieri, che sono gli specialisti ambulatoriali, cioè che sappia essere in grado di fare da coordinatore di modelli organizzativi complessi. La parola finale è sempre del medico di medicina generale, perché non c'è nessun sistema sanitario al mondo che può prescindere dai medici di medicina generale. Senta, scusi, l'ultima parola e poi vado dall'amico Federico Gelli. Credo che ci sia stata anche una polemica, perché qualcuno pensa di rendere i medici di medicina generale dipendenti del servizio pubblico. Allora, guardi, io ho questo pensiero. Lo specialista cardiologo, il cardiologo, oggi nel sistema sanitario nazionale ce l'hai o dipendente o convenzionato o accreditato, ce li hai tutti. Il medico di medicina generale in questo per 30 anni è stato solo convenzionato. Allora, io vengo da una regione dove siamo pragmatici, no? Io non mi impiccherei addietro, lo voglio dipendente, lo voglio convenzionato, lo voglio accreditato. Io cercherei di avere il modello migliore per quel territorio. In quel territorio è meglio averlo convenzionato nel paesino della Lucania o della provincia di Belluno. Probabilmente è meglio averlo convenzionato. In altri contesti è meglio averlo accreditato. Guardate, non credo sia un problema. Io credo però anche che l'attuale ACN, l'accordo collettivo nazionale, vada sicuramente rivisto. Se vogliamo tenerli convenzionati, l'attuale va quantomeno ammodernato e rese possibile le forme di aggregazione complessa, quelle di cui stavo parlando prima. Poi, ripeto, io non sono un fan né degli accreditati né dei convenzionati, sono un fan della forma di ingaggio che mi permette di dare la migliore risposta possibile al cittadino. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, soluzioni diciamo diverse per esigenze diverse. Grazie a Domenico Mantuano, vado da Federico Gelli. Io ricordo che tempo fa presentavamo anche un libro di Federico Gelli, No curare tutti, 10 sfide per il diritto alla salute, in cui già affrontava Federico Gelli, mi pare, vado a memoria, il capitolo delle liste d'attesa, i farmaci innovativi, il rapporto tra la sanità pubblica e la sanità privata, la responsabilità professionale di cui si è occupato in prima persona, no? Quindi voglio dire, quello di cui stiamo parlando era già nella tua testa, tu che ti sei occupato in vari ruoli, no, di sanità. Beh sì, innanzitutto buongiorno, grazie alla CISL, grazie a Maurizio Petriccioli per avermi invitato in questo interessante confronto. Grazie anche Andrea perché appunto citava
una delle mie ultime fatiche, dove effettivamente abbiamo delineato un po' di sfide per il futuro, partendo proprio dai problemi strutturali, storici del sistema sanitario nazionale, della lista d'attesa, il rapporto pubblico-privato, eccetera. Devo dire che in queste latitudini dell'Italia parlare di rinascimento, diciamo, mi fa un certo effetto, in quanto a Firenze il rinascimento, come dire, è qualche, diciamo, il DNA ce l'ha, quindi vogliamo, come dire, dare pienamente il nostro contributo in questa discussione. Allora, riprendendo sia la relazione di Maurizio che gli interventi del ministro e del dottor Mantuan, io credo che effettivamente lo slogan con la quale si concludeva il ministro, se non ora quando, sia effettivamente un elemento, uno slogan di sintesi molto efficace. Riferito a che cosa? Se non ora quando, una nuova riforma del sistema sanitario nazionale. Cioè, noi abbiamo l'ultimo vero grande progetto di riforma del Servizio Sanitario Nazionale nel 1999. Sono passati una quantità di anni incredibili e, come Maurizio delinea molto bene nella sua relazione, è cambiato il mondo, è cambiata la popolazione, sono cambiati i servizi, è cambiata la domanda e il bisogno di sanità e di assistenza nel nostro territorio. Io credo che l'occasione, come in tutte le prove storiche dell'umanità, dobbiamo uscirne, come purtroppo la drammatica crisi che abbiamo e che stiamo attraversando per la pandemia Covid ci deve permettere di, come dire, di ripensare, di ridisegnare il nostro sistema nazionale. Abbiamo, credo, un problema di collegamento adesso con Federico Gelli, no? Lo vedo, come si dice in TV, frizzato. Vediamo un po'. Innanzitutto, diciamo, ecco, pubblico nazionale universale. Scusa Federico. Mi sentite? No, no, adesso hai un problema di collegamento. Non so se puoi spostarti un pochino, perché basta un movimento impercettibile per riprendere il segnale. Ecco, no, io non mi sono mosso, quindi si vede, c'è il wifi che ha qualche problema. Va bene, dicevo, se non ora quando, un progetto di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico, solidale, universale, eccetera, che mi sembra trovi trasversalmente tutte le forze politiche nel nostro paese concordi e... No, abbiamo ancora... Questo a proposito di quanto serve la connettività, il digitale in Italia, no? Si parla di riforme, quella è una delle prime. Qui ha ancora... maggior ragione questa... Federico... Leo! Federico, scusami, non so se ci senti. Federico? Internet. Scusami, perché... Federico, sì. Ora proviamo a mettere la rete collegamento internet, perché c'ho wifi, ma molto probabilmente... quando parlo io molto probabilmente non regge, non lo so come mai. Non era mai successo fino ad ora, quindi molto probabilmente si vede parlando sovraccarico la rete, che ne so. No. Allora, dicevo, l'importante è quindi di lavorare, di progettare intorno ad un progetto condiviso nel Paese, e mi sembra che le forze politiche sono trasversalmente convinte che il nostro servizio debba essere garantito, mantenuto e tutelato, anche perché ha sicuramente mostrato degli elementi di manchevolezza, degli elementi di difficoltà, delle problematicità, ma alla fine il sistema ha retto complessivamente e siamo stati in grado di poter dare una risposta molto importante. Voglio dire che l'Italia è stata tra le prime paesi del mondo, potremmo dire, a gestire la pandemia. Vedremo quello che succederà, speriamo ovviamente, confidiamo in positivo, ma vedremo quello che succederà nel resto del mondo. I sistemi sanitari
tutti vengono messi alla dura prova. Che cosa dovrebbe prevedere quest'idea di riforma del servizio sanitario nazionale? Io credo che innanzitutto dovremmo rivedere quelle che sono stati i cardini di varie riforme che, come veniva detto giustamente dal Ministro, avevano solo un'unica finalità, quella di tagliare, di risparmiare, di razionalizzare, di ridurre. Ecco, noi dobbiamo ripensare anche alla nostra rete ospedaliera pensando che non solo un problema solo di posti letto per acuti, ma dobbiamo tutelare le cosiddette cure intermedie, dobbiamo anche prevedere posti letto low care, dobbiamo anche prevedere delle risposte per quelle qualità assistenziale di medio-bassa intensità che è necessario avere degli spazi e delle strutture adeguate e idonee per fare questo. Noi nella mia azienda sanitaria Toscana Centro, che è una grande azienda, una delle più grandi d'Italia, con 15.000 dipendenti, con 12 ospedali eccetera, abbiamo dovuto riaprire i vecchi ospedali, quelli che sono stati messi in disuso, perché ci hanno permesso, grazie alla riapertura di questi vecchi presidi, di creare un polmone di riserva per le cure intermedie, per quei pazienti Covid che stavano ovviamente in una fase di miglioramento e di guarigione, ma che non erano ancora definitivamente guariti, che necessariamente non dovevano occupare posti per acuti o per alta intensità di cure. Quindi questo è il primo ragionamento, rivedere anche la nostra organizzazione della rete ospedaliera. La seconda, è stato detto da tutti, è il tema del territorio. Ora, dal territorio non voglio ripetere le cose che condivido totalmente di Mantoan e di Maurizio, scritte nelle relazioni, ma anche dello stesso Ministro, però noi dobbiamo cercare di trovare un modello che possa essere un po' il fil rouge, l'elemento di comportamento da seguire in tutti i territori regionali, perché non possiamo lasciare completamente l'autonomia alle regioni su questo, perché hanno dimostrato di non essere all'altezza di poterlo fare, perché se alcune regioni lo hanno fatto, e il dottor Mantoa citava alcune regioni, ma la stragrande maggioranza delle regioni italiane ancora non hanno investito in politiche territoriali. Quando viene, io parlo di filiera corta in sanità. Che cosa vuol dire filiera corta in sanità? Ovviamente utilizzando un termine di un altro settore. Filiera corta vuol dire dare la risposta ai bisogni dei cittadini vicino al loro domicilio. Quindi le casse della salute, bene, si faccia un investimento sul modello delle casse della salute. Noi stiamo lavorando su un progetto sperimentale che abbiamo definito Casse della Salute 4.0, un luogo dove fisicamente e strutturalmente i cittadini possono trovare una risposta H24, dove l'elemento centrale è il medico di medicina generale, dove il medico della continuità assistenziale diventa elemento integrante del medico della medicina generale, ma dove abbiamo anche la rete, ecco perché qua il sistema digitale, la sanità digitale deve essere l'elemento di collegamento con tutti i servizi che il territorio può esprimere, dalla rete delle farmacie all'assistenza socio-assistenziale, ai servizi socio-assistenziali, ai servizi psicologici, ai servizi infermieristici, alla diagnostica di base, alla farmacia dei servizi, insomma, ai servizi di pediatria, ma anche, voglio dire, udite, anche l'odontoiatria pubblica. In un paese civile come il nostro è l'ora di farla finita che continuiamo a vedere una disparità enorme come quella che abbiamo sul tema dell'assistenza odontoiatrica. Ma vi sembra normale? Cioè, noi garantiamo nel nostro paese qualunque tipo di assistenza, l'odontoiatria no. Ma no, guardate che riusciamo a distinguere il ceto sociale di una persona rispetto alla dentizione che porta, perché le persone non se lo possono permettere, quelle che hanno la pensione minima, di andarsi a fare curare, e purtroppo dobbiamo dirlo, i servizi sanitari odontoiatrici pubblici sono stati smantellati, diciamo la verità, lo dico anche come regione dove su questo un occhio di attenzione l'abbiamo avuto. Quindi ecco perché l'assistenza sanitaria territoriale è riorganizzata nel modello che vogliamo. Facciamo un po' di chiarezza rispetto a tutte queste sigle che sono scioglilingue, UCCP, aggregazione funzionale territoriale. Anche su questo concordo ovviamente con il dottor Mantoa, cioè mettiamoci d'accordo, vediamo quali sono i modelli sperimentali che hanno prodotto i migliori risultati e la migliore efficacia, e poi facciamo in modo di
creare le condizioni perché tutti i territori possano in qualche modo sperimentare, attuare questa modalità. Ma c'è un punto al quale io vorrei, permettetemi proprio un minuto, dedicare di maggiore attenzione: i dipartimenti della prevenzione. Ora, non guardatemi come dire, in modo strano, perché io sono un igienista, faccio parte di un dipartimento della direzione sanitaria, ma insomma, dove provengo dal tema della prevenzione, ma quei territori che hanno smantellato i servizi dell'igiene pubblica del territorio o dei dipartimenti della prevenzione sono stati quelli che hanno avuto più difficoltà a combattere anche questa pandemia. E allora mi chiedo, forse dovremmo pensare ad un modello nazionale sul tema della prevenzione, ad un'agenzia nazionale della prevenzione che ci permetta di superare le differenze, le difficoltà, i confini che c'è tra una regione e l'altra? Perché guardate, le malattie infettive, come abbiamo potuto vedere nella pandemia, non guardano i confini di una regione. Il tema delle vaccinazioni, il quale abbiamo fatto una battaglia, creduto nelle sue convincimenti, ma non guardano le differenze territoriali. Ecco che forse pensare o comunque rafforzare le funzioni dei dipartimenti di prevenzione, sia sui profili della prevenzione primaria, secondaria, ma anche e soprattutto pensate all'importanza della tracciabilità, della positività dei casi delle pandemie come questa. Ma chi le fa le indagini epidemiologiche? Chi le fa le inchieste epidemiologiche se non abbiamo più medici igienisti in grado di poterlo fare? Se non abbiamo più assistenti sanitari che hanno una dovuta formazione per fare questo? Noi nel nostro territorio abbiamo fatto 4.831 inchieste epidemiologiche di sanità pubblica. Abbiamo messo circa 10.000 persone in alberghi sanitari per il confinamento, per la quarantena, e abbiamo trattato e gestito qualcosa come 40.000 persone. 40.000 persone in quarantena tra la quarantena in alberghi sanitari e la quarantena in domicilio. Ma questo lavoro lo devono fare dei professionisti, perché che lo sanno fare, che hanno principi di epidemiologia, che hanno capacità di inchiesta sul territorio, che sanno fare le domande, che sanno fare la ricostruzione di quello che è avvenuto. Ecco perché credo che, scusatemi l'enfasi con la quale la dico, il tema della prevenzione finalmente vediamo di farlo uscire dal confine della partita, diciamo, minoritaria o addirittura superficiale delle politiche sanitarie del nostro paese. Ultima cosa e concludo. Abbiamo parlato che bisogna portare la sanità del territorio, riorganizzare la rete ospedaliera, ma io mi chiedo come vogliamo dare risposta alle migliaia e migliaia di anziani che abbiamo nell'RSA del nostro paese. Vogliamo continuare a fare in modo che il settore privato possa combinare guai che ha combinato recentemente, magari con qualche incidente di percorso, anche il sistema sanitario regionale? Io credo che bisogna mettere mano alla riorganizzazione di una rete sul territorio dell'assistenza degli anziani. Non è più possibile che una persona debba pagare 3.000-3.500 euro per assistere il proprio anziano in una struttura socio-sanitaria del territorio. Questa è una domanda che nasce, guardate, io, chi di voi ha avuto una persona, un genitore anziano, mio padre è deceduto lo scorso agosto, e io che insomma ho reti, relazioni, conosco tutto il mondo sanitario della mia regione ma anche oltre, ho avuto difficoltà in prima persona, pur pagando, per avere una risposta adeguata per una persona anziana che era in una fase terminale della propria vita. Non solo c'è la difficoltà degli hospice per le cure terminali, ma c'è proprio la difficoltà di accedere a prezzi calmierati, a prezzi giustamente universali, l'assistenza dei propri anziani. E allora abbiamo detto nella relazione di Maurizio si portano dei numeri molto, molto concreti, molto attuali. Ecco, io credo che riorganizzare il servizio sanitario vuol dire riorganizzare anche le politiche socio-assistenziali del territorio.
perché non si può pensare solo di fargli la puntura all'anziano o di fargli la diagnosi o di misurargli la pressione, bisogna anche creare delle strutture che siano in grado di assisterlo dignitosamente. Io non so se avete visto quelle immagini devastanti di quell'anziano che veniva praticamente mangiato dalle larve delle mosche nell'orecchio perché era stato completamente abbandonato a se stesso. Ecco, io ho quell'immagine lì, mi è rimasta dopo tutte le immagini che ho visto nella pandemia Covid di questi 4 mesi, quella che mi è rimasta maggiormente impresso. In un paese come il nostro, vedere una cosa del genere, a mio avviso, neutralizza tutte le cose che abbiamo fatto di buono in questi mesi. Vuol dire aver abbandonato una persona anziana che ha la dignità del rispetto della vita umana, deve avere questa dignità a se stessa. Ecco, io pensando di riparlare, di disegnare un rinascimento del sistema sanitario, io credo che questi elementi li dobbiamo tenere tutti insieme. Grazie. Grazie Federico Gelli, anche da parte tua, insomma, una serie di input molto preziosi. Mi veniva in mente, tu citavi la filiera corta, credo citando l'agroalimentare, io resto su quel paragone, dico per il territorio hai definito un po' la sanità a chilometro zero, diciamo così, no? Ecco, quello che emerge in tutti questi interventi, io di questo devo dire, seguendo ormai da oltre 20 anni convegni medico-scientifici, quello che emerge, e questo mi fa molto piacere, è che c'è anche il coraggio da parte di tutti per il ruolo che rivestono, che hanno rivestito, per le scelte, diciamo, che hanno contribuito a prendere, che è il momento di ripensare a delle scelte che evidentemente erano sbagliate, dettate, come è stato più volte sottolineato, no? Dal dover far cassa, dal dover l'ossessione dei bilanci, dei budget, quindi certo tutto quello che abbiamo detto, però già mi sembra un grande punto, no, di ripartenza, il fatto che si mettano in discussione dei modelli che non sono più adeguati, ma non soltanto perché è arrivato il Covid, ma probabilmente non erano già adeguati da prima, come veniva sottolineato quando credo il ministro avesse accennato alla parola silos. A me mi vengono i brividi quando sento pronunciare la parola silos, e già insomma recentemente si è molto parlato di una visione più olistica, complessiva, no? E non divisa per compartimenti stagni, dove al centro c'è ovviamente la persona e quindi la risposta di salute. Volevo sottolineare un'altra cosa, che sono due, secondo me, punti di grande importanza su cui rifletteva Gelli, cioè l'odontoiatria pubblica, che è un grandissimo capitolo completamente dimenticato, e poi anche il discorso legato alla RSA, no? La non autosufficienza agli anziani. Ognuno di noi credo abbia un'esperienza, io la do pubblica a beneficio del dibattito. Avevo due anziane zie più o meno della stessa età, una in Puglia e una in Toscana, so cosa voleva dire avere un'assistenza territoriale così diversa, abissalmente diversa tra la Puglia e la Toscana. È successo qualche anno fa, ma insomma la situazione non è molto cambiata, e quindi uno poi tocca con mano anche le differenze nelle varie regioni. Allora, grazie a Federico Gelli, andiamo da Biagio Papotto, segretario generale CISL Medici, buongiorno anche a lei, anzi la risaluto perché è stato anche lei così attenta a seguire tutti questi primi interventi. Grazie. Aspetti, la vedo. Ecco, prego. Pronto? Ecco, adesso la sento. La sentiamo. Sì, io vorrei iniziare brevissimamente, perché condivido pienamente la relazione che ha fatto Maurizio, perché è una relazione di tutta la CISL, ha toccato a 360 gradi le problematiche di questi giorni, ma io vorrei iniziare con un'espressione, un pezzo di una poesia di Ungaretti, dove i morti non fanno rumore, ma fanno più rumore del crescere dell'erba. Ma i nostri morti fanno tanto rumore. I nostri medici, 173, i nostri infermieri che sono morti, e i 35.000 decessi, ma fanno ancora più rumore i 30.000 operatori sanitari contagiati. Quindi, a partire da questo, che il Covid ha messo in risalto, come ha detto Maurizio, tutto
tutta la fragilità del nostro sistema sanitario nazionale, che nonostante questo è stato uno dei migliori al mondo, e ha messo ancora di più la fragilità del sistema sanitario regionale, che hanno dovuto adeguarsi senza avere delle linee guida nazionali. Secondo me, questo l'ha detto bene Maurizio, ma lo voglio ritenere che finito il Covid non è che possiamo metterci una pietra sopra e ricominciamo punte da capo. Allora è arrivato il tempo che anche noi, in quel famoso titolo quinto, o in quell'autonomia differenziata, il rapporto tra Stato e Regione si deve riequilibrare nell'interesse unico di un sistema sanitario nazionale solidaristico e nell'interesse unico dei cittadini, che debbono avere risposte adeguate da Val d'Aosta alla Sicilia. E anch'io mi ricollego a tutto quello, mi è piaciuto il nostro ministro, e lo ringrazio, dove parla di risorse e di riforme. Allora, bene hanno fatto a mettergli i soldi nel finanziamento della sanità. I 37 miliardi che in questi 10 anni sono venuti meno alla sanità li abbiamo visti in questi mesi di esperienza. Le riforme, siamo pronti a farle. Ma, le riforme, lo ribadiamo da tanti anni, si fanno con gli attori che vivono giornalmente i problemi degli ospedali, i problemi del territorio. Non si fanno seduti a tavolino. Mi riferisco nel decreto rilancio, dove abbiamo messo un ottimo finanziamento per il sistema sanitario e la rivitalizzazione della rete ospedaliera riguardo a terapie intensive, semi-intensive, pneumologie e malattie infettive, ma non ho letto tra le righe se questo aumento di posti letto vanno a aumentare quel 3.1000 di posti letto che il DM70 riferisce. Perché se così non è, noi rischiamo di aumentare quei posti delle terapie intensive e semi-intensive, ma rischiamo di toglierle alla cardiologia, all'ortopedia, alle chirurgie. E allora, se le riforme si debbono fare, dobbiamo rifarle bene e nel più breve tempo possibile, anche perché abbiamo veramente bisogno di riportare il sistema sanitario nazionale verso la centralità della nostra nazione. Territorio ospedale, è da 10 anni che noi diciamo che il rapporto ospedale da territorio deve essere rivisto. Ci aveva tentato Balduzzi nel 2012 con la modifica dell'articolo 8 della 502, ma è scritta là, e condivido pienamente quello che ha detto il dottore Mantoan. Bisogna avere il coraggio a volte di iniziare una trasformazione anche nelle convenzioni. È chiaro, dipendenza sì, dipendenza no, ma va sperimentato qualsiasi processo, va fatto di innovazione, e il dottore Mantoan sa benissimo che quando si discute di questi problemi abbiamo a volte l'opposizione di chi di questo ne ha fatto una campagna di gestione all'interno della regione. Cos'è che noi abbiamo proposto e abbiamo scritto in questi anni? È chiaro che la pandemia ha dimostrato la fragilità e la mancanza di personale, l'ha detto bene Maurizio. Da qua a 2028 altri 40.000 medici vanno fuori, specialisti, medici di base, e non abbiamo come sostituirli. È da anni che chiediamo alle forze politiche di aprire, aumentare l'accesso a medicina e alle professioni sanitarie, aumentare le specializzazioni, perché in Italia si entra nel sistema sanitario con la specializzazione. Abbiamo detto ai precedenti ministri che se volevano sperimentare soluzioni diverse eravamo disponibili, basta sederci a tavolino, ma è chiaro che 8.000 specialisti l'anno non bastano. Noi abbiamo chiesto che bisogna fare almeno 15.000 specialisti per i prossimi 6 anni, se no fra 2-3 anni saremo in una situazione ancora
peggiore della situazione attuale. E così anche l'altra cosa che avevamo detto al Ministro, la pari dignità della specializzazione della medicina generale con le altre specializzazioni. Solo così noi possiamo riportare e ricondurre la medicina generale, come diceva il dottore Mantoine, ad avere dipendenti, specialisti ambulatoriali e liberi professionisti. E cos'è che sta succedendo? E qua abbiamo l'amico Federico Gelli che ci può anche illuminare su questa situazione. Terminata la pandemia, tutti quegli angeli, tutti quei santi, tutti quei che sono stati e sono ancora tuttora in prima linea, ci aspettavamo dal governo una discussione un poco più franca, ma non di una nuova riforma Gelli, perché a noi non interessa una nuova riforma Gelli. Bastava modificare 2 o 3 articoli come avevamo proposti, anche perché gli avvocati sono messi già a denunciare tutti questi 30.000 morti che sono successe in Italia. E immediatamente questi 30.000 morti, i PM mandano avviso di garanzia a tutti quei colleghi e professionisti che sono stati in prima linea, anche perché essendo in prima linea, sicuramente in quel momento di confusione, in quel momento dove non c'erano ancora le linee guida della terapia, si saranno commessi tanti di quegli errori non voluti, ma siccome in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale sull'atto medico, immediatamente sono arrivati centinaia di avvisi di garanzia nei confronti di tantissimi colleghi e di tantissimi professionisti sanitari che sono stati in prima linea a difendere il salvabile e come dice il ministro la risposta è stata adeguata, ma è stata adeguata perché la quarantena, perché la storia ci insegna e ci ha sempre insegnato che quando ci sono malattie infettive la quarantena è quella che è la migliore cosa, la migliore risposta per bloccare le infezioni. E terminato questo, l'apertura del post-COVID, ha accennato qualcuno di voi alle liste d'attesa, noi abbiamo dato, siamo stati convocati dal Ministero in questi giorni come medicina generale, abbiamo dato la nostra disponibilità a mettere a disposizione i nostri studi professionali proprio per dare la possibilità di fare i prelievi e il controllo delle IgG e IgM proprio per l'apertura della scuola, che siamo arrivati a settembre e ancora oggi non sappiamo come si debbono aprire queste classi scolastiche. Quindi un discorso a 360 gradi, bene fa il ministro a riproporre riforma, ma in queste riforme credo che gli attori principali dovrebbero essere coinvolti, perché sennò fare le leggi seduta a tavolino e non applicabile diventa molto più difficile. Voglio dire 2 parole, perché qualcuno l'ha detto, anche sul rapporto pubblico-privato. Noi siamo genitori del sistema sanitario nazio pubblico universalistico. Il privato eccellente deve essere di integrazione col pubblico, ma ricordo a tutti noi che il privato accreditato non è privato, ma gestisce soldi pubblici. Allora, gestendo soldi pubblici, dovrebbe dare più possibilità a rispondere alle esigenze nazionali, come questo in caso dell'epidemia, e anche là le stesse identiche norme del pubblico dovrebbero essere applicate nel privato, perché sennò diventa una sleale concorrenza. Mi riferisco alla contrattualizzazione di tutti i propri dipendenti, mi riferisco alle norme del DM 70 riferimento a
che non è stato fatto sulle dotazioni organiche, perché nessuno, neanche il ministro, ha parlato di dotazioni organiche, e neanche il dottore Mantoan, neanche Federico. Però il DM70 monco voluto dalle regioni, dove non ci sono dotazioni organiche, perché no, perché a noi mancano tanti infermieri, tanti fisioterapisti, tanti perfusionisti, tanti medici? Perché oggi non abbiamo delle linee guida nazionali riguardo alle dotazioni organiche che bisogna applicare in tutto. E qua il sistema sanitario nazionale, quindi lo Stato, dovrebbe dare le linee guida a cui poi tutti si debbono adeguare, perché se una divisione di chirurgia con 20 posti letto ha bisogno di 7 medici, dovrebbe averle bisogno nelle strutture private accreditate, nelle strutture pubbliche da nord a sud. Quindi dovremmo veramente essere creare il privato, un privato che sia non concorrenziale del pubblico, ma integrativo del pubblico, con le stesse norme, riferisco anche alle stesse norme di incompatibilità, non me ne volgo, i tantissimi colleghi pensionati che sono collegati e tra di noi, ma i pensionati devono fare i pensionati, devono lavorare, se vogliono lavorare in libera professione, ma non possiamo avere tutto il personale formato dentro le strutture pubbliche, lavorare poi nelle strutture private a partita IVA e le dotazioni organiche non vengono rispettate. E i tantissimi giovani che abbiamo sparsi per l'Europa, tantissimi colleghi sono in Europa, perché in Italia non trovano una giusta rispondenza e non trovano capacità di essere assunti a tempo indeterminato a lavorare. Dobbiamo rendere di nuovo appetibile il lavoro nel sistema sanitario nazionale, perché sennò i nostri colleghi scappano dagli ospedali pubblici, scappano e vanno verso il nord, dove hanno una migliore retribuzione, una migliore sicurezza sui posti di lavoro, una migliore rappresentatività. Parlavamo delle ACN. Le dico questo assurdo che ancora in Italia esiste: il 118 è inserito nelle ACN della medicina generale. È arrivato il tempo, l'abbiamo chiesto con forza, il ministro purtroppo se n'è andato, ma gliel'abbiamo scritto e glielo scriveremo di nuovo. Il 118 deve passare alla gestione pubblica e deve essere uniformato a livello nazionale su tutte le regioni. Non ci può essere un'emergenza diversificata regione per regione. Ma in Toscana ci siamo riusciti a farlo diventare pubblico, in tante altre regioni, anzi, proprio perché il 118 è accennato e dentro la CN, in alcune regioni in questo periodo abbiamo aperto uno contenzioso, perché stanno diminuendo gli stipendi di circa 800 euro mensile con un cavillo della CN pregresso, per cui tantissimi colleghi stanno abbandonando il 118 per trovare altre soluzioni lavorative. Quindi bene ha fatto il ministro ad aprire, bene il finanziamento della sanità, questo finanziamento che ci porta a riorganizzare la sanità nel migliore dei modi, ma chiederemo con forza la dotazione organica che deve essere nel territorio e negli ospedali. Il territorio deve cominciare a funzionare H24. È arrivato il tempo di dire basta che il venerdì a mezzogiorno o alle due, come ha detto il dottore Mantuano, il territorio è assente nel dare risposta ai cittadini. Dobbiamo reinvestire la rotta in modo che i cittadini vanno nel territorio, chilometro zero, assistenza a chilometro zero, mi sta bene. E non ci dimentichiamo della cronicità dell'RSA e delle case per anziani, perché il problema immediato e futuro è questo, proprio perché l'aspettativa di vita è cresciuta da 82, 83, 84, e che ben venga anche di più, ma proprio perché il sistema sanitario nostro comunque ha dato risposte adeguate. E mi fermo.
Grazie, sì, mi veniva in mente, poi è molto importante, no, che questo paese ha garantito di poter vivere, insomma, molto più a lungo di prima, poi bisogna invecchiare in buona salute, come si dice, perché se no ovviamente diventa poi un problema, e ne sappiamo qualcosa con le cronicità. Allora, io credo che siamo alla fine di questa prima sessione, non so se il segretario Petriccioli, che è partito e che quindi ci ha dato grandi spunti anche di discussione, vuole fare una chiusura rispetto a tutto quello che è stato detto. Beh, no, non c'è. Mi sentite? Sì. Sì, sì, sì. Perfetto. No, dicevo, non c'è una chiusura vera e propria, perché questo compito sta nelle capacità molto migliori delle mie, della segretaria generale Anna Maria Furlan, che poi oggi pomeriggio concluderà tutte e due le... Oggi pomeriggio, certo. Esattamente. E poi non c'è una conclusione perché, e credo di non anticipare nulla, in realtà questa giornata è una giornata di riflessione, di analisi, per arrivare poi a settembre alla creazione di un manifesto preciso con le proposte della CISD sui vari punti. Federico prima citava il tema delle RSA, tutto il pomeriggio è dedicato alle fragilità, alle RSA, alle reti con le quali bisogna tornare a occuparsi di questo grande tema, anche con le criticità. Io qua abbiamo accennato, e voi lo avete ripreso, abbiamo accennato la questione delle riforme costituzionali, no? Perché sappiamo benissimo che il titolo quinto ha spartito i compiti e le titolarità, e oggi forse vale la pena di fare una riflessione anche su questo. Se pensiamo al tema dell'RSA, ma anche ai temi dei servizi sanitari, sappiamo bene che poi gli accreditamenti vengono fatti attraverso leggi regionali, e questo significa che poi in assenza di quel principio di primazia di cui ho parlato nella relazione, significa che continuiamo a avere il rischio di 20 sistemi diversi, forse non tutti ugualmente rispondenti, come diceva il dottor Mantoan, a quelli che sono i bisogni reali dello specifico territorio. Quindi è opportuno ragionare di questo tema, come ha fatto il ministro, poi è stato molto interessante e opportuno puntare dritto sulle due questioni centrali che anch'io avevo cercato di toccare nella relazione, cioè il tema delle riforme e il tema delle risorse. Io forse più degli altri, ma perché sono di parte, ho voluto centrare anche un capitolo specifico sulla questione del personale, perché ritengo, ma credo che anche chi ha partecipato a questo incontro lo abbia fatto, ognuno lo fa a suo modo, perché ritengo che poi sia fondamentale dire questa cosa: se vogliamo valorizzare il servizio sanitario pubblico, bisogna valorizzare le persone che ci lavorano dentro, che siano dirigenti, che siano professionisti sanitari, che siano operatori sanitari. Dobbiamo valorizzare questo. E qui si è innescata tutta questa riflessione critica che poi il ministro ha, semplificando, ma insomma ha fatto in maniera molto tranchant, assegnando gli ultimi 20 anni ad una stagione in cui la centralità era quella dei bilanci e dei numeri, come diceva il professor Caffè, trattando le persone come le patate. Ecco, credo che quando si parla di centralità della persona non si possa assegnare a null'altro che alla persona stessa quella visione che è in grado di orientare tutto il sistema della cura, tutto il sistema della assistenza. E quindi credo che il tema, così come lo ha affrontato il ministro, sia giusto, sia corretto. E cioè, dopo aver rimesso un po' in ordine il livello di collaborazione fra regioni e Stato, occorrono investimenti e occorrono riforme. Se questa è la linea, la CISL farà delle proposte, ma sa che c'è anche chi le può ascoltare, e ci sarà sicuramente da parte nostra un grande livello di collaborazione, perché il sistema attuale deve essere cambiato.
deve essere assolutamente cambiato. È stato detto, Federico Gelli prima parlava della questione legata anche al suo lavoro specifico, insomma, no? Sì. Lui mi sembra che abbia voluto fare questo, una proposta di un'agenzia nazionale, poi per la prevenzione, certo. Sì, le proposte sono sempre fatte per essere discusse, non è che sia il modello più valido che uno, però uno esprime un'opinione e dice, beh, forse è il caso, se dobbiamo affrontare rischi di questo tipo, emergenze così complicate, forse immaginare che ci sia un luogo centrale in cui si possa programmare e dirigere tutto questo, beh, insomma, è qualcosa sul quale è necessario fare una valutazione. Collega Pappotto ha toccato un punto che io non ho toccato nella relazione, e cioè quello che sta succedendo rispetto alla chiamata a responsabilità. In questo forse Federico Gelli, che porta con il suo nome, insomma, c'è anche una legge che parla di questo, hanno toccato un nervo scoperto. Qui si passa in 4-8 da eroi e angeli a responsabili delle cose più brutte che sono successe in questo periodo. E forse il governo, il Parlamento, una valutazione su questo la deve anche fare, così come forse la deve fare. Dispiace che il dottor Bonaccini sarà presente oggi pomeriggio e forse non ha seguito questa mattinata, però lui come responsabile, come presidente della conferenza delle regioni, perché noi poi alla fine il nuovo contratto, io ho più volte richiamato la necessità di ridisegnare la classificazione del personale, i profili professionali, il tema degli incarichi, il tema di una evidente, a volte necessaria, ma a volte troppo invadente gerarchizzazione che esiste fra medici, professionisti sanitari, operatori. Riparlare di tutto questo, ridisegnarlo insieme, in effetti forse è più a carico delle regioni, perché i datori di lavoro sono le regioni. Noi chiediamo risorse allo Stato, perché ovviamente poi senza quella benzina non è possibile fare funzionare le Ferrari che il dottor Mantoan citava quando parlava, si mettono sul piazzale senza le ruote. Spesso è proprio così, occorre mettere quelle ruote perché occorre far girare meglio la Ferrari della sanità. Noi ce la possiamo fare, abbiamo bisogno di proposte chiare e di un lavoro che deve essere fatto insieme. Crediamo che davvero solo così se ne possa uscire bene. Ecco, grazie allora segretario Petriccioli. Sempre in termini di paragoni automobilistici, mi accontenterei di un buon crossover che si adatta a tutte le situazioni e non soltanto alla ben amata Ferrari. Allora io ringrazio ovviamente Mantoan, Gelli, ringrazio Pappotto, ringrazio il segretario Petriccioli, e appuntamento credo intorno alle 14 per tutta la sessione dedicata appunto agli anziani e alla fragilità. Con tra gli altri ospiti anche il presidente Bonaccini. Ci aggiorniamo più tardi. Grazie a tutti e buon lavoro ancora. Grazie. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.